Buongiorno a tutti quanti. Concludiamo con questo la serie di tre predicazioni che abbiamo fatto per iniziare questo anno con un piano. Leggermente più basso, un volume, ok, grazie. Per vedere il piano di Dio, il progetto che Dio ha per questa nostra vita. Abbiamo visto la prima predicazione, il progetto che abbiamo individualmente, come accettare Cristo. Nella seconda predicazione abbiamo visto qual è il piano il piano per il corpo di Cristo, la prima per il nostro corpo, la seconda per il corpo di Cristo, la Chiesa. Però vogliamo vedere qual è realmente il progetto di Gesù, qual è il piano di Gesù. E per fare questo io vorrei parlarvi di lockdown. Siccome ancora pure tu. Però un attimo, voglio parlarvi non del lockdown che stiamo vivendo adesso, ma di un lockdown particolare. Voglio parlarvi di un lockdown che c'è nella Bibbia, okay? Perché nella Bibbia c'è un lockdown. Allora, chi è che conosce la traduzione precisa di questa parola che stiamo abusando? In italiano lockdown si dice? Boh. Come? Chiuso. Confinamento, perché abusiamo tanto, ormai è diventata una parola quasi italiana, lockdown, e in realtà si chiama confinamento. Allora, il confinamento, se voi prendete un vocabolario, per esempio ho preso quello Treccani, dice che la traduzione esatta di lockdown è confinamento, che significa relegare in un dato luogo o spazio chiuso. Allora, vi viene in mente qualche episodio nella Bibbia dove c'erano delle persone che stavano messe in un posto e spazio chiuso? Vi ricordate? Vi viene? È una domanda, eh? Vi ricordate? Quando cancellato il mondo. Come? Quando cancellato il carcere Filippo. Ok, quello è uno, sì, però no, erano pochi lì, erano due. Esther, ok. Altri? Io mi metto un brano in particolare che abbiamo citato poco fa. Leggiamo Atti 1, dal versetto 2 al versetto 13. Allora essi entrarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distando neanche un cammin di sabato. Spiegazione che cos'è il cammino di sabato, ce l'ho messo a 1 chilometro, perché essendo di sabato non si poteva lavorare, e la legge ebraica diceva che oltre 1 chilometro, non era proprio 1 chilometro, era un altro tipo di misura, però se tu camminavi oltre 1 chilometro era lavoro, per cui di sabato non potevi fare più di 1 chilometro, okay. Per cui distando che è un cammino di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Allora, vi ricordate perché erano lì? Perché erano lì? Prossimo. Ok. Atti 1:4. Trovandosi con essi Gesù ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale essi gli disse: avete udita da me. Ma perché si trovavano chiusi lì? Perché c'era stato un DPCM, decreto del Presidente del Consiglio. Non era un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma era un DFUD, decreto figlio unigenito di Dio. Ok? E li aveva messi tutti quanti in zona rossa, perché non potevano allontanarsi da Gerusalemme, dovevano stare tutti quanti assieme. Ok? Allora, qual era lo scopo di metterli in zona rossa e di obbligarli di stare tutti quanti assieme a Gerusalemme? Di evitare il contagio, volevano evitare il contagio? Continuiamo a leggere. Atti 1:5. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Questa me la dovevo vedere a Pentecoste, però vabbè, stava nel ciclo di predicazione, lo facciamo questa settimana. Allora, perché erano tutti assieme? Perché? Vi siete mai chiesti perché stavano tutti assieme? Vi siete mai chiesti?
bella brigata. Ma soprattutto perché Gesù li voleva tutti assieme e che non si doveva allontanare? Ve lo siete mai chiesto? Chiedetevelo. Come dice Abba? Per dare Spirito Santo. Ecco, per aspettare lo Spirito Santo, giusto? È chiaro, lo dice Gesù, Abba ha detto la risposta perfetta, perché stavo aspettando lo Spirito Santo. Però Abba non ha risposto alla mia domanda, perché dovevamo stare tutti insieme? Perché? Perché tutti assieme nello stesso posto? Per quale motivo dovevano essere in lockdown per poter ricevere lo Spirito Santo? Allora, lo Spirito Santo è come il tampone, che devi andare a Bel Colle, al drive-in e te lo fanno lì. Oppure lo Spirito Santo sotto a 12 non agisce, per cui chiaramente se erano 11, 10, no, mi dispiace, non agisce. È per questo? Per prendere tutti insieme e poi portare ogni paese. Sì, ma perché dovevano essere tutti insieme? Non poteva arrivare a Giovanni mentre stava andando a casa, a Simone mentre stava andando a pesca, a Matteo mentre faceva le compere, a quell'altro mentre era... Perché dovevano essere tutti assieme? Non dovete detto per un mese a voi anche. Forse c'era più potenza tutti insieme. Adesso vediamo. Vediamo. Vediamo la prossima. Questo messaggio parla del nostro piano del 2011. Qual è il piano di Gesù? Perché li voleva tutti assieme? Leggiamo Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e fino all'estremità della terra. Questo era il piano, il progetto di Gesù. Il progetto di Gesù era quello di trasformare una massa di artigiani, contadini, pescatori, esattori corrotti, massaie, ex prostitute, in soldati di un'armata di conquista. In soldati. Prima a Gerusalemme, poi a Samaria, che era la regione a fianco, e poi fino all'estremità della terra. E qui entra in gioco il lockdown, perché dovevano essere tutti insieme. Vi siete fatti la domanda e avete dato delle risposte, che sono delle risposte valide. Però vediamo cosa c'è dietro questa volontà di Gesù. Leggiamo in Atti 2, versetti da 2 a 4. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparve la loro delle lingue di come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue con lo Spirito, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ma avete capito perché erano tutti assieme? Guardate quello che succede. Lo Spirito Santo fino a quel momento, lo Spirito Santo fino a quel momento non aveva mai agito sulla terra negli uomini. È una parte della Trinità, aveva agito nella creazione. Il versetto di Genesi 1-2 dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, per cui c'era lo Spirito Santo, c'è sempre stato lo Spirito Santo, ma non aveva mai agito sino a quel momento negli uomini. Questa è una cosa abbastanza dibattuta, ci sono altri che dicono che già aveva agito. Questa è una mia opinione personale. Io penso che lo Spirito Santo era presente, ma non aveva agito in maniera potente, perché ancora non era sceso, perché era ancora presso il Padre, perché Gesù non era arrivato e non era partito. Gesù stesso dice: io non posso, se io rimango non arriva quell'altro, che è lo Spirito Santo. Ok, questa è una opinione personale, ci sono altri che dicono un'altra cosa. Ok, le persone non avevano mai visto la manifestazione dello Spirito Santo nelle altre persone fino a quel momento. Ok, per cui dovevano essere lì tutti quanti insieme per vedere l'altro, per vedere quello che significava scendere alla discesa dello Spirito Santo nell'altro e vedere quello che provocava, perché loro non c'erano uno specchio, sentivano ma non vedevano, dovevano vedere quello che succedeva agli altri, che era la stessa cosa che succedeva a te stesso. Poi Dio ci ha aggiunto pure gli effetti speciali, ha fatto proprio gli effetti
le cose che dice come di fuoco, non era fuoco, che scendeva dentro, sopra la testa e scendeva lungo il corpo, che le fiammelle che si dividevano e si posavano su ciascuna delle teste, per far vedere in una maniera visibile che stava succedendo qualcosa, perché altrimenti avrebbero pensato che erano diventati tutti quanti pazzi, o ubriachi di vino, come gli hanno detto dopo, ok? Per cui fisicamente Dio ha detto, ok, adesso vediamo proprio, posso far vedere che succede qualche cosa. Ah sì, faccio una cosa che è tipo una fiamma che arriva, entra nella stanza e si divide. Per farglielo vedere, per farglielo provare. Sta succedendo qualcosa. Oh, sta arrivando lo Spirito Santo come era stato promesso. Tutti dovevano essere lì per sentire l'un l'altro. L'altro che a malapena parlava in ebraico, cominciare a declinare giù, a tirare giù tutta la quinta declinazione in latino, che voi che avete fatto il liceo ve la ricordate, vero? Dov'è che allora ha fatto il liceo? La quinta declinazione è res rei rei rem re res re, l'ho scritta, giù, ma che storia? E che ne so, Matte, io fino a poco fa non parlavo che ebraico, ma parlo in questa maniera strana. Questo, ognuno vedeva l'altro che aveva qualche cosa diverso, parlavano in altre lingue, si agivano in un'altra maniera, dovevano vedere per credere quello che Gesù aveva promesso, che era vero, che funzionava, che non era un'illusione, che era incredibilmente potente. Eccolo perché dovevano essere insieme. Però un'altra cosa, quanti erano presenti? Pentecoste erano presenti in 120. Ok, 120. Poi 500. Leggiamo Atti 1:14. Erano molti. Tutti questi, Atti 1:14, tutti questi gli apostoli perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con fratelli di lui. Per cui abbiamo le donne, non sappiamo quante erano. Non sappiamo quante erano, però possiamo fare delle supposizioni. Di sicuro c'erano le mogli c'erano, perché seguivano i mariti, le sorelle convertite, c'erano chiaramente fratelli e sorelle. Considerate che, poi vediamo, la donna non contava nella cultura ebraica niente, perché non veniva manco nominata nei libri. E le donne che erano, perlomeno c'erano le donne che andavano al sepolcro, descritti in Luca 11, che erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salome, ok? Ma in realtà erano molti di più. Dai, la prossima, Atti 1:16. In quel giorno Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, il numero di persone riunite era di circa 120, come ha detto Mario. Ma c'è una cosa, ho detto che nella cultura ebraica, nella società ebraica, le donne non contavano nulla, per cui quando entravi in un posto dove c'erano quattro persone, due uomini e due donne, c'erano due persone. Perché? Perché le donne non contavano. Quando c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che dicono la quantità, quella è una quantità relativa agli uomini, perché le donne non contavano. Per cui ce n'erano molti di più di 120. Sono stati 200. 250, non lo so, non si sa. È probabile che il giorno di Pentecoste quella stanza fosse piena di persone, e che chiaramente quando questa pienitudine si è riversata in strada ha fatto colpo, che tutte queste persone, queste 200 persone, parlavano nelle lingue degli altri e benedicevano il Signore. E probabilmente nella sala del Pentecoste è probabile che ci fossero più di 200 persone. E che tipo di persone erano? Tutti quanti colti, vero? Re, sacerdoti, erano tutte persone che appartenevano al ceto più basso. C'erano le persone che Gesù aveva amato di più: i poveri, le prostitute, gli ammalati, i lebbrosi. Allora, perché proprio quelli? Perché? Qui arriviamo alla seconda domanda del perché proprio quelli. Allora, immagina di essere un imprenditore, no? Un imprenditore che ha fatto, che ti dico, una mascherina speciale, no?
diciamo, questa mascherina, una mascherina speciale che la metti e ti guarisce, oltre che difenderti, ti guarisce completamente dal Covid in maniera immediata. Allora, tu la devi pubblicizzare, no? Devi andare presso tutti quanti e dire le capacità miracolose di questa mascherina. Allora, chi sceglieresti come rappresentante? Io posso già dirti come sceglierebbe mia moglie, che faceva parte del personal recruitment a Marks & Spencer. Persone con una cultura medio alta stai mandando in giro a dare un presidio medico chirurgico, ok? Felina ve la integra chiaramente, anzi di galera non ne vogliamo. Ben vestite, giacca e cravatta, no? Sta andando verso uno studio medico, eh? Che parla in almeno un paio di lingue, si sa mai, fa comodo. Non certo quello che c'erano a Gerusalemme nella sala alta. Vi siete chiesti perché Gesù non ha scelto quelli meglio? Quelli istruiti, quelli sapienti, quelli che già parlavano un paio di lingue, magari qualche sacerdote, magari qualche governante, magari qualche principe. Perché non ha scelto quelli? Vediamo un po' in Atti 2, versetti 6 e 8. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. E si stupivano e si meravigliavano, dicendo: tutti questi che parlano non sono galilei? Come mai li vediamo parlare ciascuno nella nostra lingua natia? A considerare che all'epoca non c'era una scuola di lingue, e non c'era nemmeno un liceo, e non c'era nemmeno una scuola obbligatoria dove ti insegnavano le lingue. Se tu volevi imparare una lingua, significava che dovevi prendere una persona di un altro posto, un professore, e portartela a casa. Costava soldi, tanto. La folla non si sarebbe stupita se dalla sala superiore fossero scesi giù tutti quanti dei nobili, no? Con bei vestiti damascati, e parlare in altre lingue. È chiaro, questi già hanno i soldi, hanno studiato le altre lingue. Che differenza c'è? Dov'è la cosa strana? La folla non si sarebbe stupita se fossero scesi delle persone del genere. Ma vedere 200 e passa straccioni, perché era quello che era il popolo che seguiva Gesù, parlare in tutte le lingue possibili e immaginabili nel mondo, doveva fare un certo effetto, E Pietro, ispirato dallo Spirito, era lì pronto a spiegare cosa stesse succedendo, Atti 2, versetti da 16 a 18. Questo, Pietro dice, questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Adesso sentite un versetto che stranamente avete sentito anche nell'introduzione, vero Mario? Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, anche sui miei servi e sulle mie servi in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Era questo quello che succedeva. Erano passati, considerate, questo era il giorno di Pentecoste. Pentecoste è quanto? La Pasqua? Pente 5, 50. 50 giorni da Pasqua. Per cui era 53 giorni a 53 giorni dalla morte di Gesù. A 53 giorni dal momento in cui c'era stato il fuggi-fuggi, quando Gesù era stato arrestato. Addirittura vi ricordate che c'era quello che per scappare si è perso i vestiti, è rimasto nudo, ha continuato a scappare. Erano passati 53 giorni da quando Pietro, che adesso lo affermava, aveva detto: io con quello non ho mai manco preso un caffè. Erano passati 53 giorni. Voi ci avreste creduto che poteva succedere questo? Ed è la prossima. Voi ci avreste creduto che poteva succedere questo? Quelli che accettarono la parola furono battezzati, in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. E anche qui c'è il discorso delle donne, per cui erano molti di più. Sì, va bene Marco, ma tutto questo che c'entra? Che c'entra col progetto?
Cosa c'entra? Cosa c'entra con i progetti personali, con i piani del 2021? Ma ti leggo paro paro, perché me la so segnata in grassetto, perché ti leggo paro paro quello che ho detto in una frase di poco fa. Il progetto di Gesù era quello di trasformare una massa di artigiani, contadini, pescatori, esattori corrotti, massaie, ex prostitute, in soldati di un'armata di conquista. Pensi che il progetto di Gesù sia cambiato? Pensi che oramai il compito di portare l'Evangelo, le persone a Cristo, spetti ai pastori, ai predicatori, agli anziani, gente adatta, ben vestita, con la laurea, tre lingue parlate fluentemente, che leggono la Bibbia in ebraico, in greco e sanno fare l'etimologia, a queste persone è dedicato il compito di adempiere il grande mandato? Nella prossima. Malachia 3:6. Poiché io, il Signore, non cambio. Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il piano è rimasto il medesimo. Non c'è un cambiamento alla roba. Gesù, come suoi rappresentanti, non cerca professionisti, ma cerca, continua a cercare artigiani, contadini, pescatori, massaie, impiegati, liberi professionisti, dottori, disoccupati, studenti, tutti sta cercando. Questo lockdown reale, questo che stiamo vivendo in questi momenti, può essere il momento in cui tu accetti la sfida di diventare non solo un credente o una credente seduto in una sala o davanti a un PC o davanti a uno smartphone a seguire la predicazione della tua chiesa virtuale, ma un soldato dell'armata di Cristo, ma un soldato che adempi il progetto di Cristo. Come fare? Nella prossima tempo? La prima cosa, la base di tutto, la base di tutto. Se non c'è quello non succede niente. Se non c'è quello ci sforziamo soltanto. La persona del sogno di Mario era quello seduto che aveva uno spirito religioso, ma non c'aveva lo spirito dentro. Non c'era lo Spirito Santo dentro. Ricevi lo spirito, non vedrai più la fiammella, perché non serve più, non serve più la fiammella per sapere che lo Spirito Santo è dentro di te, perché lo vedrai dall'effetto che fa nella tua vita. Perché l'hai visto nella vita delle altre persone che sono intorno a te, non ti serve più la fiammellina che scende. E non devi neppure assistere a essere altre 200 persone. Quello è stato fatto una volta e una volta sola perché le persone dovevano essere convinte che stavano cambiando. Che non è una promessa stupida quella di Gesù di cambiarli, ma che realmente era efficace. Adesso lo sai, adesso l'hai visto, adesso lo Spirito Santo ti può raggiungere in qualsiasi momento del giorno e della notte, se tu lo accetti. Non devi neppure essere particolarmente acculturato o avere 30 anni di scuola biblica o essere membro da più di un anno. Lo Spirito Santo arriva. Arriva se lo accetti. Però soltanto questo non basta, soltanto questo a ricevere lo Spirito per essere nel progetto di Dio, no, non basta. Mi dai la prossima. Atti 2:42 e poi 46. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempo. Allora, mentre lo Spirito Santo è una cosa che tu puoi chiedere, ma non agisci tu, è il Signore che agisce, è il Signore che lo manda di sicuro, se lo chiede lo Spirito Santo, ci sono altre cose che invece devi fare. La prima è questa: leggi la Bibbia. Ed era, dice il versetto, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Gli apostoli insegnavano che cosa? Insegnavano il Pentateuco, l'Antico Testamento,
E quello che insegnavano, lo insegnavano in una maniera che alla fine finiva su qualche appunto di qualcheduno. Luca, Atti, erano appunti che Luca stava facendo di cose che avevano detto quegli apostoli. Poi ci sono state persone che si sono proprio messe a scrivere le lettere di Paolo, le lettere di Pietro, le lettere di Giovanni, la lettera agli Ebrei, la lettera di Giuda. Tutte queste cose fanno parte di questo ricordato. Eccolo gli insegnamenti, sono qui dentro gli insegnamenti. Per cui la cosa che devi fare è leggi la Bibbia. Leggi la Bibbia. Seconda cosa che devi fare, interessati agli altri credenti. Atti dice, erano perseveranti nella comunione fraterna. Non erano isole. Un credente qua, un credente là, che non si sentivano per niente. Ma erano informati l'uno dell'altro. Stavano assieme. Attualmente noi non possiamo stare assieme se non in determinate maniere. Ma gioivano assieme le gioie dell'altro, pativano assieme i dolori degli altri, piangevano assieme agli altri, erano accomunati, aiutavano quando c'era bisogno, avevano comunione fraterna. Il tentativo del lockdown può essere sfruttato da Satana per dividerti dagli altri, sia dai credenti che dai non credenti. Attenzione a tutti, dire ok, mamma mia, io ho paura, guai, non mi toccate, non vi avvicinate. Invece no, tu puoi continuare a sentirti, perché ce l'ho lì sul telefono, tramite il cellulare non arriva il coronavirus, tramite il WhatsApp non arrivano i coronavirus, tramite gli SMS non arrivano i coronavirus, tramite le telefonate non arrivano i coronavirus. Senti, come stai? Sto un po' solo, dimmi. C'hai tempo? Certo che c'ho tempo. Raccontami come stai. Terza cosa da fare. Ricordati il sacrificio di Gesù. Atti dice, erano perseveranti nel rompere il pane. E questa è una cosa molto specifica, non soltanto poi dire anche mangiare assieme. Questo invece era proprio quello che abbiamo fatto all'inizio del culto, rompere il pane insieme. Facevano la Santa Cena, quella che in altre culture si chiama comunione. Comunione, ok? Rompevano il pane, ricordavano su base quotidiana il sacrificio di Gesù attraverso il pane e il vino. Io più di una volta vi ho incoraggiato a farlo. Non è che dovete venire qua per farlo, fatelo soprattutto quando siete tra credenti oppure durante i piccoli gruppi. Rompete il pane e il vino, scambiatevi questa promessa d'amore che ha fatto Gesù più spesso possibile. Quinta cosa da fare, prega. Atti dice, erano perseveranti nel pregare. Più di una volta mi hai sentito dire questa frase: tanta preghiera, tanta potenza, poca preghiera, poca potenza, niente preghiera, niente potenza. Lo Spirito Santo è potenza, ma senza la preghiera niente potenza, niente potenza. A tutto questo, a pro di che? Perché dovresti fare tutto questo come piano, come progetto per il 2021? Ti rispondo facendosi vedere il frutto di tutto quello che faceva la Chiesa di Gerusalemme. Atti 2, versetto 47. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, la prima cosa che succedeva è che il popolo, le persone dicevano: oh, hai visto gli altri questi? Mamma mia, che bel gruppo! Fanno tutto quanto insieme, si aiutano, supportano le persone, aiutano i malati, aiutano le persone in difficoltà, si vogliono bene, godevano il favore e le persone lo vedono quando le persone si vogliono bene. E poi il Signore aggiungeva, non gli apostoli, non le persone che evangelizzavano, il Signore aggiungeva il numero, a loro il numero ogni giorno di quelli che venivano salvati. Perché? Perché il Signore diceva, bella sta cosa, è stata comportata bene, io mi rimando. Perché? Perché so che lì saranno al sicuro, qua
dentro, qua, dentro, qua, dentro. Non l'avrebbe fatto se non c'era tutta quella preparazione prima, se i denti di Gerusalemme fossero state delle isole, fossero state delle persone che non si guardavano in faccia, il Signore non avrebbe aggiunto, ma aggiungeva. Vuoi che la tua chiesa, che la tua comunità aggiunga, attieni a quello che è il progetto di Gesù? Il frutto di tutto questo era ed è la conquista di anime a Cristo nella prossima. In Israele destinò in Gerusalemme e in tutta la Giudea e fino all'estremità della terra. Atti 1.8. Il progetto era ed è adempiere al grande mandato. Questo che c'è in Atti e c'è anche in Matteo 28. A cui il Signore ti ha chiamato quando l'hai accettato. Perché il Signore non ti ha chiamato a salvezza, sì. Ma non vuole che la tua salvezza venga soltanto per te. Non ti vuole un'isola, ma ti vuole un soldato. Ti vuole un soldato per lui. Nella prossima, non prendere scuse, perché sono cose che non ti serve la laurea per fare, non ti serve la scuola biblica per farle. Non ti serve nemmeno di essere fuori dal lockdown, ma quando finisci il lockdown le farò. Non ti serve di uscire dal lockdown per chiedere lo Spirito Santo. Non ti serve di uscire dal lockdown per leggere la Bibbia. Non ti serve di uscire dal lockdown per essere interessato alla vita degli altri credenti. Non ti serve uscire dal lockdown per ricordarti del sacrificio di Gesù. Non ti serve uscire dal lockdown per pregare. Queste sono cose che le puoi fare quando vuoi, anzi, visto che c'è tanto tempo, falle. Tutto questo perché? Mi ritorno indietro di un anno. Il grande mandato. Vuoi essere un testimone? Vuoi essere una testimone dell'amore di Cristo verso gli altri? Se sì, creerai una comunità che si vuole bene e che viene lodata dal popolo, e il Signore aggiungerà. Fermiamoci a pregare. Grazie Padre di avere un piano, vero. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio accettare la sfida di far parte del tuo progetto. O voglio riaffermare che io sono parte del tuo progetto. Per questo, Signore, io ti chiedo lo Spirito Santo. Mandami lo Spirito Santo. Spirito Santo, scendi in me. Io voglio la tua potenza. Io voglio la tua forza. E Signore, ti prometto che ascolterò la tua parola attraverso la Bibbia. Sarà un mio compagno, sarà una mia compagna fedele durante questo anno. E ti prometto che mi interesserò agli altri credenti, e non soltanto agli altri credenti, ma alle persone che incontro. Non voglio essere un'isola, voglio essere colui, voglio essere colei che si avvicina. E Signore, ti prometto che mi ricorderò del tuo sacrificio, di quello che hai fatto per me, che sei morto per me, per venirmi a salvare. E soprattutto, Signore, voglio la potenza che mi dà la preghiera. Io pregherò per avere quella potenza, affinché possa essere un tuo soldato nell'armata di Cristo ed adempiere il grande mandato. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.